Nei primi giorni di dicembre del 1908, il re Sabaudo Piemontese, Vittorio Emanuele Tezzo, era venuto in visita a Messina. Queste sono delle foto che aveva scattato durante questo viaggio e sono adesso ritornate visibili grazie a una mostra che si tiene qua a Forte Petrazza, uno dei forti di Messina. Potete notare in questa foto la palazzata di fronte al porto completamente distrutta. Questa sulla sinistra è la palazzata che si estendeva per 700 metri lungo la cortina del porto e il molo quindi del porto. Notate dai particolari che il mare è quasi a pelo di banchina, cioè il mare è quasi sopra il molo, mentre adesso si trova a circa 2 metri, 2 metri e mezzo rispetto al mare. Quindi, ecco, in questa foto si vede molto bene l'acqua che quasi entra sul molo, l'acqua del porto, e questo è il municipio, la parte che dava verso il porto del municipio. Il molo adesso si trova intorno ai 3 metri, 2 metri e mezzo d'altezza, quindi la città è stata sollevata con le macerie, è stata ricostruita a un'altezza molto superiore rispetto a quella del terremoto. Non solo è stata ricostruita più in alto, ma il territorio durante il terremoto è sprofondato di mezzo metro. In alcune foto si nota benissimo che il molo prima del terremoto, in alcune zone si vede com'era il molo prima del terremoto, cioè alto un mezzo metro, anche 1 metro dal pelo dell'acqua. Questa è una parte della palazzata crollata. Queste sono le foto della città. Questi sono i marinai all'opera durante le opere di soccorso più immediate. All'inizio erano arrivati solo i marinai delle navi. I piemontesi ritardarono molto. Questa è un'altra. Alcune delle foto sono irriconoscibili, non si sa dove sono state scattate, perché non si riesce a risalire neanche alla chiesa. Questo sembra il Duomo, questa parte interna absidale del Duomo, si vedono i mosaici della navata centrale del Duomo. Questo è il prospetto del Duomo, come è ridotto, la porta centrale e la porta di destra. Ancora qui siamo in una chiesa, non si capisce che chiesa è. Queste sono le navi dei soccorritori che probabilmente stanno andando via in partenza. La foto di un giocatore di tennis. Foto. Qui ci sono delle signore e dietro c'è il tram. Si vede una carrozza del tram e una carrozzella tirata da un cavallo.